Ciao zuccheri, benvenuti in un nuovo video della rubrica Jeffree Star Challenge. Oggi non sarà una sorpresa proprio perché se avete visto tutti gli altri video avrete notato appunto che le palette che mi sono state mandate dal mio migliore amico sono finite, quindi tutti i vari spacchettamenti e sorprese non ci sono. Però oggi il video sarà dedicato a lei che, spoiler, l'ho già utilizzata diverse volte ed è pazzesca, ve lo dico subito. Comunque, oggi andiamo a ricreare un look che ho fatto anche un po' di tempo fa e devo dire che mi è piaciuto molto, quindi lo andiamo a ricreare. Questo è il pack primario, che appunto, come vedete, dal secondario è diverso. Stessa cosa per il primario, c'è tutta questa scritta in rilievo. Prima di iniziare con il video, ti invito ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e a lasciare un pollice in su e magari anche un commentino. Sbam. Raga, lei è una delle palette pro da avere assolutamente, come vi ho già detto, e ha tutte le tonalità di nude. Vi dico subito una pecca che ho notato da quando appunto mi ci sto truccando. Mi manca una cialda un po' più aranciata di tutte. Oltre questo, devo dire che è super completa. L'unica cosa, non ci sono shimmer o metallizzati, sono tutti opachi e a me piace proprio per questo. E poi ovviamente è un fattore di gusti. Se a voi piacciono le palette totalmente opache, andiamo d'accordo, altrimenti questa diciamo che non fa per voi, ecco, perché ad esempio io faccio tantissime volte anche dei punti luce con gli ombretti opachi e mi piace tantissimo, però so che ci sono persone che se non hanno gli shimmer, non lo so, ecco, non si trovano molto, io preferisco così. Come vedete ho già preparato tutta la base, tutte le sopracciglia, pazzesco, contour, siccome la conoscevo già e l'ho fatta abbastanza neutro, non troppo caldo, non troppo freddo, quindi non è la via di mezzo, anche perché la palette, devo dire che ha un bel mix, non ci sono troppi caldi, non ci sono troppi freddi, è proprio una via di mezzo. Ricordo di un look che avevo fatto, che magari vi metto ancora una foto qui, non ricordo esattamente i colori che avevo messo perché mi ricordo che oltre quello avevo aggiunto, mi sa, un po' di arancione della mia palette Meditation. Però, siccome questo qui è un video interamente dedicato solo a lei, appunto, voglio realizzare quel modello, tra virgolette, di make-up con solo lei. Quindi magari non ci andremo a mettere l'arancione come ho messo l'altra volta, ma facciamo tutto con questa. Quindi, se volete, seguite bene i passaggi, poi i colori li scegliete voi. A prescindere, potete farlo con questa nude, potete farlo con una super colorata. Quello che volete, siccome è una tipologia di make up che mi richiedete spesso di appunto di mostrarvi, di farvi il tutorial, prendete questo video come simbolo, ecco. Io inizierei con questo qui che è Craving Chocolate. Comunque, ragazzi, i nomi di questa palette mi fanno svenire. Adesso non ve li dico tutti, o comunque non lo so se ve li dirò perché ho paura che YouTube mi banni il video. Però ragazzi, se non l'avete letti, se non avete visto il dettaglio, andate a riprendere qualche foto di questa palette e leggete i nomi. E poi se non sapete l'inglese ovviamente traduceteli, sono pazzeschi. Comincio con il realizzare una sorta di crease. Oggi tra l'altro non ho neanche una base stupenda, intendo per il viso, cioè non mi piace la base che ho fatto. Però ce la teniamo. Questi colori ragazzi si sfumano praticamente da soli. Allora, qui potete scegliere voi, siccome dopo andremo a tagliare la crease, potete scegliere voi se farla verso il fuori, quindi se farla finire così verso il naso, diciamo, o se farla finire proprio all'interno dell'occhio, quello lo scegliete voi. Io per un trucco un po' più extra la faccio verso il fuori, comunque dopo capirete meglio di cosa sto parlando. Tenete a mente che questa parte qui finale dovrà ricollegarsi con l'eyeliner che ci sarà dopo sfumato. Allora, quello che vi dicevo riguardo all'arancione capita proprio in questa situazione qui, nel senso che adesso sarebbe figo prendere un altro colore molto più aranciato e diffondere questo colore qui, solo che non c'è, perciò ci arrangiamo e facciamo con questo qui che sarebbe Blowout. No, secondo me è anche fin troppo chiaro. Non mi fa impazzire. Cioè, questo colore è carino, ma secondo me non per quello che voglio fare io. E quindi niente. A questo punto lo sto mettendo anche di qua, proprio per appunto farli uguali, però non mi fa impazzire, sappiatelo. A questo punto, prima di tagliare la crease, andiamo a prendere un altro colore proprio per intensificare ancora di più, diciamo, qui l'attaccatura. E andiamo a prendere Orgy, che è proprio appunto il nome della palette. Con lo stesso pennello da precisione, è come se andassi a ricreare una nuova piega, tra virgolette, dell'occhio, però in modo un po' più extra. Possiamo realizzare la crease, quindi un po' di correttore, io utilizzo questo qui di Shein. Come vedete, questa parte invece di farla solo così verso l'interno dell'occhio, la faccio in fuori, che dà quel vibe un po' più drag. Ed eccolo qua. Io vi giuro che impazzisco quando faccio questa crease così, perché mi piace un sacco, dà proprio un effetto all'occhio molto più liftato, molto più
extra. Forse per me lascerei anche il look così, vi giuro, impazzisco, mi piace un sacco. Ma non è finito. Una volta fatto questo, allora, una cosa comoda sarebbe mettersi un pezzettino di carta qui, proprio per fare in modo molto più veloce. Quindi se non avete tempo, se volete sbrigarvi, se comunque non avete molta manualità, mettetevi un pezzettino di scotch qui per realizzare poi tutto l'eyeliner sfumato. In questo caso io lo andrò a fare senza. E ci andiamo pesanti con il nero, che è Glory Hole. Prendiamo questo nero qui e cominciamo a tracciare un eyeliner e lo devo portare fino su. Esattamente così. Come vedete il nero l'ho preso in modo molto leggero perché in realtà vorrei che fosse un eyeliner più sul marrone che sul nero. Quindi prendo appunto, quindi per il momento lo faccio con il nero solo per dare una traccia tra virgolette e comunque un po' più di intensità. Prendo questo marrone qui sopra un po' più rossiccio che si chiama Invitation Holly e vado a sfumare sopra all'eyeliner che ho appena realizzato. Non ci fate caso se sto sbordando tantissimo perché dopo comunque lo vado a recuperare. Con un pennello più pulito prendo Top, che è questo qui, e appunto passo sopra. Mi alzo per sfumare l'eyeliner. Come vedete comunque ci rimane questo spazio tutto completamente neutro, tutto nude, quindi potete metterci qualsiasi cosa. In quella foto che vi ho fatto vedere io avevo messo esattamente questi qui di Shein, che sono dei glitter con già un gel all'interno. Però siccome voglio utilizzare solo lei, andiamo a mettere questo qui che è Vanilla Latex, per fare, anzi per enfatizzare tutto questo punto luce, chiamiamolo così, tutto questo bianco. Però come vi ho detto potete mettere qualsiasi cosa. Sarebbe figo mettere degli shimmer in questo caso se volete rendere il tutto più extra, o se volete mantenerlo naturale appunto mettete un panna come sto facendo io, un po' più biancastro, in modo che faccia risaltare tutto il look occhi. Come vedete io qui porto tutto verso il fuori. Vado a ridare una linea a questo qui come per enfatizzare l'eyeliner. Prima di delineare questi eyeliner passiamo alla parte sotto con questo qui che è Orgy, all'attaccatura proprio delle ciglia inferiori, però solo nella parte esterna. Nella parte qui davanti potete scegliere voi se farlo ancora più effetto drag o semplicemente se sfumarlo. Io appunto, siccome sto ricreando il look che avevo già realizzato, vado a rifare la stessa cosa, quindi prendo sempre questo colore qui con un pennello angolato molto fitto e traccio una linea proprio così in orizzontale, stessa cosa di là. Con un pennellino sempre da precisione prendo Versatile, che è questo qui, e vado a sfumare leggermente questo colore che abbiamo appena messo. Io utilizzo questa qui di Mesauda bianca, che sono le nuove matite uscite. Queste matite sono stupende e appunto con la matita bianca vado a enfatizzare questa parte qui. Quindi è come se andassi a tracciare una linea sopra la linea che ho appena fatto. Questa cosa farà uno sguardo molto più aperto. Sempre con Top vado a sfumare questa parte qui sotto. Detto questo ragazzi il look è finito. Sembra strano proprio perché ancora mancano le ciglia e questa tipologia di make up senza le ciglia finte non rende niente, assolutamente. Mettiamo il mio, questo qui è Old Bridge numero 08. Come ciglia finte ragazzi mettete quelle che volete, l'unico consiglio che vi do è di applicarle leggermente più staccate verso l'esterno, quindi all'interno ovviamente le metterete proprio attaccate alla base delle ciglia. All'esterno invece vi consiglio di poggiarle proprio sopra l'eyeliner in modo da liftare ancora di più il makeup e ovviamente l'occhio. Se volete intensificare l'occhio nella parte finale aggiungete un po' di matita nera. Ah, per questo look non potevo mettere ciglia peggiori di queste. Non chiedetemi perché, ma ho scelto le ciglia con la banda più dura che ho di tutte le ciglia finte. Tralasciando questo, molto probabilmente è un tipo di makeup che sfrutterò appena si riuscirà ad andare in discoteca, diciamo, a ballare seriamente, non nei tavolini così. Perché mi piace un sacco, cioè mi piace tantissimo. Cioè in realtà ci sono uscito anche diverse volte per fare delle serate tranquille. Però è uno di quei look che se siete un po' più extra come me è appunto quella tipologia di make up versatile che comunque si può sfruttare con tutto. L'importante è cambiare colori e già ha un risultato totalmente diverso. Una cosa simile ad esempio l'ho fatta anche al compleanno del mio migliore amico e l'avevo fatto tutto sul verde acquamarina bluastro ed era bellissimo con tutti i glitter appunto duochrome celesti e silver mi sembra, non mi ricordo,
Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace, se non vi piace. Detto questo, ragazzi, come al solito io vi aspetto qui sotto nei commenti e voglio sapere assolutamente cosa ne pensate di questo makeup e soprattutto della nostra amica Orgy, se l'avete provata, se la volete acquistare, insomma, cosa ne pensate. Io adoro follemente questo schema colori. Detto questo, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video.